Salve gamers, io sono Maricele e oggi siamo tornati in Assassin's Creed Odyssey. Allora, dobbiamo parlare con questa ragazza perché siamo sempre, diciamo, alla ricerca della madre di Cassandra. Ma dobbiamo prima fare delle missioni, appunto, di questo tipo, che sono missioni principali, però assomigliano molto a missioni secondarie. Io ve le mostro, poi se vedo in editing che sono proprio missioncine piccoline piccoline, magari faccio dei tagli. E taglio, eccetera. E così sei sentiamo qui per aiutarci, intanto. Mistios. Non sembri una spia del mercante. Preferisco prendere i problemi di petto. Hai un problema con il mercante, Damalis? Forse. Uno dei miei clienti abituali è cambiato. Era un uomo per bene e ora non lo è più. Sembra che a Corinto le persone per bene scarseggino. Mi serve qualcuno in grado di scoprire il motivo del cambiamento. Giustamente dobbiamo anche sconfiggere il mercante, che sembra un grosso problema. Allora, come si comporta? Mi fa domande a cui non so rispondere. Sulle nostre dracme, dove le teniamo, in cosa investe Antusa, come se fossimo aristocratiche ateniesi. Antusa non può intervenire? Non sono un'ingenua. Non metterò in pericolo le altre. Potrebbe prendersela con loro. Potrebbe farlo comunque. Pare che voglia delle risposte. Com'era prima di diventare così? Era ossessivo ma mai minaccioso. Non si esponeva mai nei simposi. Lasciava che le sue dracme parlassero per lui. Di certo qualcosa ora gli ha dato coraggio. Vedrò. Andiamo. Quello che ha da dire. Se non è appostato da queste parti, sarà a casa sua. Voglio che questa storia finisca. Finire. Di solito le persone parlano con sincerità di fronte alla mia lancia, che lo vogliano o meno. Perfetto. Allora, eccolo là. Cliente, cliente, salve, salve. Bambina. Bene, mi hai trovata. Shh. Che ci fai qui? Ho sentito Damalis parlare del suo cliente matto e volevo aiutare. Farei meglio a comportarti bene. Buona idea, Febe. Non lo so cosa dirle. Buona idea? Dai, la istruiamo. Forse hai fatto bene, puoi essermi utile. Vedi, era il mio piano fin dall'inizio. Vado a parlare con il cliente di Damalis. Sentiamo cosa ha da dire. Ero qui a spiarlo e l'ho sentito parlare da solo. È strano, ma forse ti sarà utile sapere cosa ha detto. Ovvio, sentiamo. Dimmi cosa ha detto. Fammi pensare. Diceva di dover incontrare qualcuno stanotte all'allevamento di maiali di Fea. Potrebbe essere utile. Potrebbe. Ha detto perché? Per ottenere qualcosa. Parlava di un atto di proprietà di un terreno. È già qualcosa. Ha detto altro? Oh, ha detto un nome. Di nomine. Chissà chi è. Buono sapersi. La ragazza. Grazie, Febe la spia. Niente male, eh? È ora di agire. Ascoltami bene. Infiltrati e perlustra la casa. Nel frattempo io lo distracco. Non farò rumore. Bene, ma se ti scopre, scappa a gambe levate. Scappa. Ci incontreremo più tardi, promesso? Sono pronta. Andiamo. Ora, io spero di non metterla nei guai, in realtà. Però ci torna utile. Salve. Ti conosco? No, ma io conosco te. Se è Mirone che ti manda, digli che contavo di pagarlo proprio stasera. Non mi manda nessuno. Dobbiamo parlare. So che hai in mente qualcosa. Qualcosa? Potrebbe essere qualsiasi cosa. Non hai niente su di me. Hai un appuntamento? Oddio! Di bovini, di maiali... Era di capre? Di bovini, di maiali, non mi ricordo. Andrai più. Andrai all'allevamento di maiali di Fea. E ho sentito che incontrerai un tuo compare. Chi te l'ha detto? Ti sbagli di grosso. Ho azzeccato, forse. Riceverai l'atto di proprietà di un terreno. Ma riscuoterai l'atto di proprietà di un terreno. Che tipo di terreno, non lo so. Una spia. Cos'altro sai di me? Parla. Incontrerai... Ok. Ah beh, tutto uguale qua. Incontrerai una donna di nome Dinomaca.
Una donna? Non stanotte, Mistias. Forse un'altra volta. Un momento, io... Aspetta! Ladra! Ladri! Fuori di qui! Guardie! Oh, mannaggia! Ma guardie. Allora, vada! Vada! Oppala! Ragazzi, questi combattimenti sono veramente molto, molto carini. Devo dire la verità. Oppala là! Allora, magari infuochiamo le lame. Siamo. Perfetto. Parla con Febe. Sì. Magari prima scappo perché qua. Oppala. E magari pago anche la taglia sulla testa, ragazzi. Oh. Mi nascondo anche un attimo qui. Mi stanno cercando e pago la taglia. Vediamo se ci fa parlare con la bambina intanto, anche se ci cercano. Cos'era quel rumore? Damalis non dovrà più preoccuparsi del suo cliente. Non era quello che ti ha chiesto di fare? Mi sono occupata di lui, no? Beh, almeno sono riuscita a intrufolarmi. Guarda. Che cos'è? Un portamonete. Non possiede delle cose molto belle. Se è ricco, perché ha questa robaccia? Deve essere appena stato pagato. Ho già visto usare un ferro del genere. Non aveva un forno, a che gli serviva? Non serve per il fuoco, è un'arma, per torturare. Ho visto una persona usarla nella focide, un tizio grande e grosso. Grosso come il mercante? Proprio come il mercante. Mostrami la lettera. Sono cattivi. Dicono che gli faranno del male se sbaglia ancora. Proprio come pensavo. E dice altro. Che deve portare Damalis in un luogo qui a Corinto. Ci sono delle indicazioni. Cosa pensi che sia? Non lo so, ma lo scoprirò. E io ti seguo. Stavolta no. Raggiungi Damalis e aspettami lì. Ah, per favore! Hai fatto abbastanza per oggi. Potrebbe essere pericoloso. Verrò da te appena potrò. Un luogo in cui portare Damalis. Una prigione. Devo scoprirlo. Ok. Piccoli mercenari crescono comunque. Brava te. Allora. Ha proprio, diciamo, lo spirito dell'avventuriera. Intanto salviamo l'etera. La ragazzuola. Perlustra il luogo misterioso. Che succede nella casa misteriosa? Occhi aperti, non devo farmi scoprire. Da dove venire? Ma non ci renderà vivi. Certo. Beh, è sangue. Molto sangue. Ok, c'è un po' di gentaglia. Qui ho fischiato. Vieni, vieni. Su, su, vieni qui, vieni qui. Su, 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 su. Oppala là. Ecco, e l'altro non si è accorto di niente. Perfetto. Vieni anche tu. Su. Vieni, vieni. Occuparti. Oppala là. Ok, adesso possiamo indagare con più calma. Prendiamo un po' di roba. Dobbiamo perlustrare il luogo misterioso. Che succede nella casa misteriosa? Allora, qui mi indica un punto. Sporta. Forse mi... Aspettate, ho un'idea. Sì, infatti. Qui c'era un pertugio. Siamo? No, in realtà si vede. Sembrava più una caverna. Tanto qui c'è un tesoro, noi rubiamo, ovviamente. Una ciocca di capelli. Prendiamo un po' di roba. Ha un odore familiare. Magari è quella della tipa. Malaka, cos'è? Effettivamente. Allora, qui. Catene. Olio. No, non può essere quello che penso. No!
Presa! Su, piccola canaglia, dimmi chi ti manda. Cosa ci fai qui? Volevo aiutarti. Lasciala a me. Via, Febe, ora! Non fare un altro passo. Hai coraggio a venire qui? Vuoi qualche frustata? Il mercante sarebbe felice di accontentarti. Marcirebbe nell'oltretomba per questo. Moralista, siamo in Corinzia. Tutto è permesso in questo androne. E il mercante avrà ciò che desidera. Sei malato quanto lui, verme. Che lo voglia o no, ogni vittima da lui prescelta ottiene il suo trattamento speciale. Gli dirò che ti offri di riceverlo. Ora avrai il mio trattamento speciale, bastardo. Ti faccio a pezzi. Perfetto, dobbiamo solo uccidere questo. Ok, vieni qua. Zacchete, tanto è senza armatura, quindi ottimo. Quindi abbiamo scoperto la casa del mercante. Bello, molto molto bello. Ok, questo tizio non ha niente addosso, no. Dobbiamo fare rapporto alla tipa. Bella la casa del mercante. Signorina, abbiamo scoperto cose interessanti. Senta qui. Cassandra, la tua piccola amica ti ha preceduto. Ce l'hai fatta. E in fretta. Ora conosco tutte le scorciatoie. Scusa, Cassandra. Ti perdono, Febe. Non la farlo più. La prossima qui. Volta ricordati di darmi retta. Va bene. Ti prometto che è per il tuo bene. Specialmente stavolta. Che cosa ti è successo? Ho appena lasciato l'androne del sesso del mercante, se riesci a crederci. È lì che saresti finita. No. Proprio così. Il tuo cliente è stato costretto a portarti lì. E abbiamo trovato questi. Ma che significa? Che il mercante ha in pugno il tuo cliente. Ha davvero le mani in pasta dappertutto. Almeno saprò come comportarmi con lui, ora che so cosa vuole. Non serve. Mi sono già occupata di lui. Ho detto a Cassandra che non doveva. Doveva andare così. Malaka, è stato un idiota. Il vero idiota è il mercante. Se ne renderà conto molto presto. E direi di sì. Allora, vediamo le missioni principali ovviamente. Questo mercante non è proprio simpaticissimo. Parla con Antusa a casa sua. Sì, Antusa è quella che ci ha detto di parlare con le etere, con queste ragazze, e di risolvere insomma le loro faccende. E Antusa ha anche varie informazioni in teoria sulla madre di Cassandra, se non sbaglio. In ogni caso è fondamentale. C'è un indizio sul membro della setta dei paraggi. Aspettate, questo è super interessante. Diamo un'occhiata. Anche qui trova l'enigma. Potrebbe essere qui. Se non è facile trovare tutti gli indizi sulla setta. Io vi sto tagliando queste cose, però poi i personaggi principali della setta li faremo comunque assieme. Salve, ho informazioni. Però sembrava stare male, non vorrei dire. Il tuo piano funziona. Gli sgherri del mercante mi hanno attaccata. L'ho saputo. E direi che non hai avuto problemi a sbarazzartene. Non era il mio primo scontro a Corinto. E nemmeno l'ultimo. Porteremo il mercante al teatro. Ho organizzato una vera tragedia corinzia che non verrà dimenticata. Brasida è preoccupato per l'anarchia che seguirà la morte del mercante. Lo vuole morto, ma con un'esecuzione discreta. Quell'uomo è lontano da Sparta. Siamo in Corinzia e faremo a modo nostro. Attiriamolo a teatro, voglio condurlo alla grotta. No, non lo so, forse... Che dite? Io farei le cose stealth, ragazzi, sinceramente. Conduciamolo alla grotta. Sono d'accordo con Brasida. Io dico di attirarlo nella grotta sacra. Non era questo il piano. Dobbiamo cancellare il mercante dalla storia. Lo uccideremo in un luogo segreto. Una semplice transazione, ricordi?
Se proprio insisti, ci vediamo alla Grotta Sacra. Sì, mi spiace, ma credo che sia l'idea migliore. Cerca il mercante nella Grotta Sacra. Perfetto, andiamo. Meglio fare le cose con un po' di steltaggine quando possiamo. Allora, il mercante credo che sia quello. Spero di non aver fatto casino. Ah no. Ah no, 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 scusate, è una statua. Così sei tu? Una semidea nelle strade fangose di Corinto a uccidere i miei uomini e aiutare quelle schifose parassite? Proprio io. Ah, arrogante! Sei come tua madre! Queste strade non saranno mai tue, bastardo! Ah, sì, invece. Puoi scommetterci il tuo bel faccino. Tieni giù le tue mani schifose! E quando saranno mie? Ti strapperò quella cazzo di testa e la manderò alla setta come prova. Cosa? Tu conosci... Oh, sì che la conosco. Una cazzo di spina nel fianco. Ma avrà quello che merita. Quando avrò finito con te, troverò tua madre e le porterò la tua testa schifosa. Deimos rimpiangerà di non aver assistito. Non se io le porterò prima la tua. Adesso fuori dalla mia città. Questa città non è più tua. Fuori e dalla mia città. E qui bisogna combattere. Mercante. E zacchete. Uccidiamo anche gli altri. Giustamente. Cerchiamo di sfuggire per quanto possibile. Meno male che ho preso l'abilità di potermi ricaricare. Perché mi torna super utile, ragazzi, super utile. Aspettate, aspettate, tempo rallenta. Ok. L'ho potenziata tantissimo. Però non è semplice usare, diciamo, tutti i potenziamenti. No, non volevo usare questa abilità con questo pirlino. Oppalala, aspettate, la lancia di Leonida. Così. Oppala! Sì, ci siamo, ci siamo. È quasi morto. Ah, lui lo devo confermare, forse. E dovrebbe avere informazioni anche sui membri della setta, se non sbaglio. Mi pare di aver capito. Allora, lui è lì, lo dobbiamo confermare. Però diamoci un'occhiata attorno, così in modo molto veloce. Visto che ci siamo. E, perché magari c'è qualcosa di interessante. Interessante. No, qui non vedo niente, non vedo nada. Cioè, noi molto interessati al mercante. Vabbè, non importa. Confermiamo, dai, confermiamo. Parla. Ah, pensavo confermare uccisione, invece no, dobbiamo parlare. Non potrò godermi il momento in cui Deimos ti spezzerà il collo. Non farmi ridere. Aspetta, no! Il popolo di Corinto deve vederlo morire. Antusa... Portalo fuori di qui e conducilo al teatro. Mostra a tutti la sua codardia. Morirà qui e ora. Lo porto al teatro. Non so, ragazzi, quale sia la scelta giusta. Così fomentiamo il popolo. In effetti se lo meriterebbe anche, insomma. Ma sì, dai, portiamolo a teatro. Fai strada. Al teatro. Ma sì. Così tutti lo vedranno per quello che è. Popolo di Corinto, osservate la serpe che vi ha rubato il pane. La piaga che ha infestato i vostri raccolti. Finiscilo, Antusa. È mio. No, facciamo, non lo so. Se farlo fare a lei. Deimos non sarebbe tanto fiero. Lo faccio io. Zacchete. È morto. È giunto il momento. Goditi la vittoria, poi raggiungimi in un luogo sicuro. Ti dirò tutto ciò che so di tua madre. Perfetto, ce l'abbiamo fatta.
Non ti ringrazierò mai abbastanza. E per una volta ringrazio anche Alcibiade. Dopotutto è stato lui a mandarti qui. Vale molto più di quanto sembra. Sapeva che avresti salvato Corinto da quella bestia. È stato un bene per la città. L'ho fatto per ottenere quello che voglio. Allora, iniziamo in modo stealth. È stato un bene per la città. È stata la cosa migliore per tutti quanti. Hai dimostrato di essere un'eccellente socia in affari. A proposito di affari, mi devi qualcosa, Antusa? Sì, Mirine. Arrivò qui e lasciò la Corinzia in un batter d'occhio, ma mi restò impressa. Era come un mare in tempesta. Ricordo bene quella parte di lei. Una donna forte e piena di energie. Voleva fermarsi qui a Corinto, ma non riuscì mai a trovare quello che cercava. Parli di lei con gentilezza. Eri sua amica. Superficialmente, forse. Ma in lei albergava un grande dolore a cui nessuno poteva cedere. E come la incontrasti? Pioveva forte quella notte. La vidi dormire per strada e le offrì un riparo. Era una vagabonda. Chissà cosa penserebbe mio padre. Non sapevo cosa le fosse successo. Mi disse solo che abbandonò il luogo che lacerò la sua anima. Sparta. Trovò un lavoro. Stava sulle sue, con un occhio sempre rivolto al porto. Poteva restare con noi, ma credo cercasse qualcos'altro. Non parlò del suo passato, di suo marito, della famiglia. Mai. Parlare di Sparta le provocava solo dolore. Era come se lì fosse morta una parte di lei. Dopo Corinto, dove andò? Questo non lo so. Deve pure aver lasciato qualche indizio. Non so nemmeno se sapeva dove sarebbe andata. L'unica cosa certa è che vinse una nave giocando a dadi. Tike era in debito con lei. Ricordo il nome della nave. Canto della Sirena. Canto della Sirena. Era famosa perché poteva affrontare ogni capriccio di Poseidone. Grazie, Antusa. Che gli dèi veglino su di te, Cassandra. Torna da me quando vuoi. Ti aggiornerò sulla situazione di Corinto. Pare che mi attenda un futuro interessante. Anche a me. Canto della Sirena. Se incontro qualcuno che conosce la nave, avrò fatto dei progressi per trovarla. Ho abbastanza informazioni. Devo tornare da Aspasia. Abbiamo guadagnato un sacco di cose. Wow, quanta roba. Nuova missione, abbandonate dagli dèi. Allora, intanto mi hanno dato un sacco di cose. Ho trovato l'indizio sul membro della setta, quindi alla fine lo dovevo trovare andando avanti con la storia. Molto bene. Ah, su questo membro della setta. Ottimo. Però è tipo a livello 32, quindi un po' più altino. E direi di aspettare, di andare a cercarlo. E invece come missioni, anche nell'inventario avevamo qualcosa di nuovo. Sì, adesso abbiamo l'elmo dorato. Però, oh, io sono leggenda. Fantastico. Praticamente, pur mettendo l'elmo, io adesso posso personalizzare e rimettergli il cappuccio, il che è una cosa buona. Ecco qua. Cioè, lei ha sempre l'elmo, diciamo, come potenza, però in realtà ha il cappuccio. Oppure posso mettere qualsiasi altra cosa, diciamo, ecco. E questa secondo me è una mossa abbastanza intelligente. Sì. Dobbiamo tornare ad Atene. Allora, vediamo dove siamo arrivati. Era come se gli dèi in persona avessero maledetto Atene, scagliando quella terribile epidemia. Una volta recuperati gli indizi necessari per trovare sua madre, Cassandra tornò a parlare con Aspasia. Perfetto, facciamo una cosa. Ci fermiamo qui. Abbiamo fatto delle missioncine abbastanza leggere, tutto sommato, a parte l'ultima parte, che sta molto interessante, secondo me. E adesso dovremo tornare ad Atene. Quindi, anche se la puntata magari non verrà lunghissima, ci fermiamo qua. Mettete like, commentate, iscrivetevi e al prossimo video. Ciao a tutti!